venire a Cefalù perché non la conoscevo e ne avevo sempre molto sentito parlare. È stata un'occasione, veramente la sorpresa è stata superiore a quello che mi aspettavo, perché è veramente un posto che, insomma, se ne parla, si sa quanto Cefalù sia un posto incantato, meraviglioso, però vederla, esserci, è stata veramente una sorpresa ulteriore. Oltretutto devo fare veramente anche i miei rallegramenti a tutti quanti, perché quello come vi state dando da fare, al sindaco perché la città è tenuta meravigliosamente, magari fosse Roma tenuta così, vado dalle mani a dirglielo. Ecco, perché è un po' più difficile, lei dirà tenere Roma, però anche se un piccolo quartiere di Roma fosse tenuto come Cefalù già sarebbe un risultato. E invece questa è una città tenuta meravigliosamente, dove so che avete delle grandi difficoltà, e perché non siete gli unici in Italia, però Vabbè, ormai è un controllatevi, denominatore è un comune. denominatore comune. E niente, sono venuta a presentare il mio libro, Invecchia Roma con calma. È stata un'apertura, mi dite, di un appuntamento che Un volete progetto. Cominciare a fare Sì, ogni che è un appunto mese, che curato. è un'invenzione, no, di L'hai ideato Angela, io poi ho detto Ecco. apriamo con Marina Ripa di Meana. Ecco, e io immagino che saranno molti gli altri che seguiranno. È una bella idea che segna quanto voi in fondo siete interessati alla cultura, anche questo, perché che è importante, insomma. Sicuramente. Sì. Assolutamente. Il libro è uno stato, diciamo che è lei, no? È narra di Marina, narra È una è una biografia, sorta di biografia. sì, però la cosa che io dico abbastanza Ecco, qual è la interessante del particolarità libro? del Il vostro libro è una libro? biografia, come tutte le biografie, è un percorso della mia vita da quando sono nata fino adesso. Visto che, come dico alla romana, ripeto questa frase, c'ho una certa, come si dice, c'hai una certa. E allora, insomma, ce ne sono eventi, fatti, cose, incontri, personaggi, anche una serie di fotografie di persone note, famose, alcune molto anche sparite, tipo Moravia, Parise, Pavarotti, tante persone che ho incontrato nella mia vita, con cui ho avuto anche non solo un incontro, ma anche a che fare, insomma, pure ci sono stati pezzi di vita in comune, ecco, per cui vi racconto che c'è tanta vita con tante. E poi che dire, c'è però anche, perché è un moviola indietro e un moviola anche in avanti, perché ci sono tante riflessioni anche sull'attualità, su momenti, per esempio, commenti, faccio un esempio qui che abbiamo il sindaco, c'è un po' la mia impressione, appunto appena mentre scrivevo il libro arrivava Monti e io racconto le mie impressioni su Monti, che non sono sempre favorevoli, io non ho amato, non so lei come la pensa. Noi politici Io siamo non ho, soggetti sempre a ecco, per critiche e a dire, critiche valutazioni, spesso notevoli a normali. personaggi, il mio incontro con Cossiga, per esempio, la mia gran simpatia che ho avuto con Cossiga, il mio intenso rapporto con Bettino. Sono stata creatura, diciamo, noi siamo stati con me, Anche il suo rapporto anche conflittuale testimoni, con Sgarbi? sono pagine con Vittorio, di odio amori con Vittorio, e con Craxi, che è stato il nostro testimone di nozze, grande sponsor della, no, della vita anche politica di mio marito. Insomma, mio marito è stato commissario in Europa e anche ministro dell'ambiente, insomma, racconto, e riflessioni su quella che è la vita di oggi, andando, per cui è indietro, andare indietro con la mia vita, i miei racconti, e lì ci sono gli amori, le passioni, le delusioni, però anche un rifarsi all'oggi. Per questo io credo che è un libro interessante non solo per le donne, in cui troveranno naturalmente la parte femminile delle Sicuramente. delusioni, degli amori, delle cose finite bene, finite male, i successi, ma anche sulla parte, diciamo, d'attualità della politica, della Volevo vita di fare oggi. una domanda. Prego, Francesco. Io 3 anni fa ho dedicato una mia collezione a Jacqueline Kennedy Sì. e so che è una donna che tu hai Sì, ho conosciuto, hai conosciuto, vissuto. ho fatto dei vestiti quando facevo la moda, è Io ho venuta da dedicato una Telemi. mia collezione a Jacqueline Kennedy e Sì. quindi penso, volevo questa donna, insomma, del jazz internazionale, quindi penso che abbia lasciato una traccia.